Sono con il sindaco di Matera, Domenico Bennardi. Sindaco, gli ultimi aggiornamenti che riguardano i rischi legati all'incertezza meteorologica. Sì, ci stiamo confrontando stamattina in un'altra riunione in prefettura con tutte le forze dell'ordine, la protezione civile, l'amministrazione e il comitato. Allora, ci potrebbe essere, diciamo, pioggia adesso tra le 12, le 14 e poi c'è un'incognita anche nel pomeriggio dalle 17 in poi. Alle 15 ci rivediamo in prefettura, facciamo il punto anche con colonnelli dell'aeronautica che da remoto ci danno informazioni sul meteo che non è, diciamo, certo né del tutto prevedibile. Però ribadisco, fino alle 19, alle 20 ci potrebbe essere questo rischio pioggia, dopodiché dovrebbe migliorare. Rispetto a ieri abbiamo una previsione meteo leggermente migliore che ci fa ben sperare. Eventualmente cosa pensate di fare? Spostare in avanti l'inizio della processione? No, si pensava di velocizzare un po' i processi, i vari momenti, anche questo qui dell'uscita della Madonna, insomma, della Bruna, abbiamo fatto in modo che possa essere un po' più rapido. Quindi l'idea è quella di andare un po' più in velocità e nel pomeriggio, se dovesse avvenire la classica bomba d'acqua, vediamo un po' verso le 19 che cosa fare, se insomma anticipare o posticipare l'uscita. Il carro resterà nella fabbrica quindi più tempo? Sì, il carro resterà nella fabbrica più tempo fino a quando non ci sono le migliori condizioni meteo. Grazie al sindaco di Matera Domenico Bennardi, ovviamente abbiamo circoscritto l'argomento dell'intervista all'aggiornamento rispetto alle condizioni meteo. È tutto pronto quindi per l'inizio della processione che da Piazza Duomo attraverserà le vie del centro di Matera fino ad arrivare al rione Piccianello.